Fragoline, nuovo video, finalmente prodotti finiti. Allora, dato che io non faccio sempre questo genere di video, lo faccio una volta al mese, invece dovrei farlo almeno 2 o 3 volte al mese, perché ho accumulato tutti i prodotti, un sacchetto strapieno di prodotti finiti, più o meno 3 mesi, 4 mesi di prodotti finiti, e io invece di fare i video, in poche parole, li ho accumulati tutti e sto facendo un video, sperando che questo video non dura tanto, perché sennò devo dividere i video a parte. Cioè, vuol dire se vi faccio vedere metà di prodotti, poi devo fare la seconda parte, in poche parole. Comunque, iniziamo perché sono tantissimi i prodotti, vi dico se sono promossi e bocciati, se mi sono trovata bene, perché se no, se poi mi dilungo, alla fine non riesco a farveli vedere tutti. Prima di iniziare però, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, lasciarmi un like, se volete lasciatemi un commentino qua sotto, se anche voi avete provato tutti questi prodotti che vi farò vedere, seguirmi su Instagram. Detto questo, iniziamo. Per cui, iniziamo da queste, che sono le salviette struccanti, 60 salviettine struccanti viso e occhi della Fresh Clean. Io non mi ricordo mai quale marca di salviettine uso, per cui ogni volta che testo le salviettine, alla fine mi ritrovo sempre lo stesso prodotto e non mi accorgo perché non mi ricordo quale prodotto ho già provato. Per cui, in poche parole, questo l'avevo già fatto vedere, l'avevo già detto che non mi sono trovata, diciamo, bene, e secondo me è bocciato perché non mi piace, anche come salviettini non mi piace. Alla fine l'ho preso di nuovo perché non so perché non mi ricordo quale prodotti compro. Comunque, questo qui per me è bocciato. Spero che la prossima volta non lo compro di nuovo, perché sennò è un continuo che boccio queste salviette. Poi ho finito questo qua della Glade, che è fino a 60 giorni di freschezza. Questo è Relaxing Zen. È buonissimo, costa un bel po', però è di 2,69 ml, sono ricariche spray automatico che vi avevo fatto vedere. Questo qua mi sono trovata bene, ha un odore ottimo quando spruzza da solo in bagno, per cui lo comprerei ed è ottimo, mi sono trovata bene. Poi altre salviettine struccanti della Nivea, anche queste bocciate. Queste salviettine qua sono sottilissime, ma proprio sottili, che ogni volta che io mi strucco faccio una fatica perché non mi piacciono. Cioè, non mi piacciono proprio le salviette, per cui è bocciato. Non voglio più comprare salviette della Nivea, devo ricordarmi. Poi andiamo avanti. Questo qua, che è uno, no, un balsamo, capelli secchi e sfibrati. Praticamente ripara i capelli, protegge dai danni della palette Shuirfo, qualcosa del genere che non so come si pronuncia. Comunque, questo qui è di 440 ml, è un prodotto ottimo, buonissimo, costa un bel po' perché costa 5 euro e qualcosa, però è vegano e gli ingredienti sono al 90% naturali. Per cui questo prodotto è buonissimo. Conviene perché anche se il prezzo costa, diciamo, di più, secondo me è un prodotto che conviene spendere così tanto di prezzo e mi fa praticamente i capelli lisci e morbidi, per cui io mi sono trovata bene, è un prodotto ottimo che consiglio. La prossima volta vorrei ricomprarlo perché secondo me è un ottimo prodotto. È come se vai dal parrucchiere, per cui io mi sono trovata veramente bene. Poi, scusate se vado veloce, ma ripeto, i prodotti sono tanti. Questo qui, il mio preferito, che è la Spinch Spam, detergente pavimenti e parquet.
amico degli animali domestici, praticamente igienizza e elimina i cattivi odori. Infatti è buonissimo, ha un odore ottimo quando lo pulisci il pavimento e va bene per gli animali. E io mi sono trovata bene, mi sto trovando bene e lo ricompro di nuovo perché è buonissimo questo prodotto qua per gli animali. Per cui promosso. Poi sono promossi anche le pastiglie Dash, questi qua, che sono 62 di Ambra, questo qua nuovo, quello sì, questo qua. Ovviamente sono promossi, mi sto trovando bene e li ricomprerei ancora, per cui sono ottimi, se volete provarli, sono promossissimi. Andiamo avanti, altro prodotto, però questi qua sono salvacolore verde. Anche questo è di 62, sempre della Dash, tutte e due. Ne ho un altro che sto provando e mi sto trovando bene. Sono buonissimi, sia come odore che sia come lavano, diciamo, i vestiti nella lavatrice. Per cui sono ottimi, ve li straconsiglio. La Dash, secondo me, è la migliore, specialmente sulle pastiglie. Poi andiamo avanti con questo ultra dolce bagno doccia. Questo qua latte di cocco non mi è piaciuto tanto perché quando, allora, all'inizio si sente l'odore, poi quando lo metti su basta, non, per cui è della Garnier ovviamente questo qua, però non lo ricomprerei, anche se di 500 ml costa meno, ma secondo me non è che mi sono trovata tanto bene, non lo ricomprerei, per cui è una via di mezzo. Poi passiamo ai dentifrici. Adesso mi cade giù tutto. Praticamente Colgate di questa marca sono due dentifrici che avevo fatto vedere a forma di cuore, quello per San Valentino. Io ce l'ho ancora, ho fatto la scorta e mi trovo bene. È un ottimo, diciamo, dentifricio. Poi il pack è anche carino, ce ne sono due fatte così e diciamo che vediamo se ho, vi faccio vedere se ce l'ho. È fatto così, queste sono le scatoline, ce n'è una rossa e una bianca. Io sto buttando tutto a caso. Comunque sono fatte così e dentro c'è il dentifricio, che adesso non so se si vede, no, è un po' finito, che dentro ci sono i cuoricini. Mi sto trovando bene, è ottimo, per cui questo qua della Colgate con i cuoricini è promosso, perché è un ottimo prodotto. Poi, questo qua, deodorante per ambienti alla vaniglia, è buono, ha un buon profumo, dura un bel po', dura 4 settimane, è buono. Per cui lo ricomprerei, mi sono trovata bene anche con questo, è ottimo. Non do voti, non do niente perché se no sto video, ripeto, dura troppo e sarà difficile. Poi passiamo altri due prodotti. Devo mettermi così se non mi cade giù tutto. Sono questi qua, della Garnier Aloe Vera, uno è il balsamo e l'altro è lo shampoo. Questi sono buoni, mi sono trovata bene, ma ho preso anche la maschera, per cui come prodotti sono buoni, ve li consiglio anche, diciamo, quando li mettete su per i capelli, secondo me sono buonissimi, per cui prendeteli perché sono ottimi, io li promuovo. Poi, questo dentifricio nero, preso alla Lidl, bocciato perché non mi piace, i denti non li fa diventare bianchi e non mi piace come dentifricio, anche perché ha un odore un po' bruttino, non lo so, però non mi piace, per cui è di questa marca qua ed è bocciato. Poi passiamo a questo prodotto per la doccia,
Non mi piace tanto. È un campioncino che ho trovato, diciamo, è da tanto che ce l'ho, comunque l'ho provato adesso, ma scusate, ma qua mi interrompono, mi chiamano. Comunque, questo non è, diciamo, promosso, per me è bocciato. Non mi sono trovata tanto bene. Poi passiamo a questi che non ve l'ho fatti vedere. Questi qui della Yankee Candle. Fatti così, sono bellissimi, io l'ho finiti, adesso non riesco ad aprirlo comunque. Dentro trovate dei gioielli quando sciogliete la candela e ci sono dei gioielli del valore di 250 euro. Sono bellissimi e mi sono trovata bene, per cui li vorrei ricomprare anche se costano tanto, però volevo farvi vedere il pack che è bellissimo e quando riesco lo comprerei ancora. Perché sono molto belli, sia il regalo che trovi dentro, sia, diciamo, ne ho due infatti, da tanto che ce li ho, ma li avevo già finiti, mi sono dimenticata di farveli vedere. Sono buoni come candele. Qua invece trovavo l'anello praticamente, e sono fatti così. Sono molto belli e vorrei ricomprarli di nuovo perché sono ottimi. Come prodotti hanno un odore anche buono, per cui ve le consiglio. Allora, senza farlo cadere, spero che non cade niente. Poi andiamo avanti con questo qui, colore che quello che cambia praticamente colore ai vestiti. Ho preso questo grigio, è un colorante per tessuti. Non è male, ma se devi colorare tipo la maglietta ne devi usare due. Costano 6 euro, che secondo me è tanto come prezzo. Costano 6 euro, però non è male come prodotto. È buono, però ripeto, devi comprare due prodotti per far sì che colori bene la maglietta o quello che devi colorare. Io ho colorato i jeans, ma ne dovevo prendere due. Però è ottimo. Poi questo qui. È ottimo come prodotto, che è uno spray per capelli al cocco, è buono, però come prezzo anche questo qua costa un pochettino, ma direi che è buono, ne vale la pena comprarlo, per cui è ottimo, è buono, ve lo consiglio. Poi passiamo a questi che non mi piacciono, sono dei bagnoschiuma colori diversi, uno ai fiori, l'altro al marocco, comunque campioncini, ma non mi sono trovata bene, non mi piacciono tanto come quando li metti, diciamo, quando fai la doccia, non è che mi piacciono tanto come prodotti. Forse ne ho altri, non mi ricordo. Poi questi campioncini qua, ve li faccio vedere, questi qua. Non mi ricordo se li ho provati perché non ho il campioncino, però c'ho il libretto. Non so perché, ma credo che sono ottimi come fondotinta. Vabbè, diciamo che il prezzo è troppo esagerato, per cui non li compro. Però sì, sono buoni. Come fondotinta del Giorgio Armani sono buoni, ma non spenderei così tanti soldi per comprarmi un fondotinta, sinceramente. Poi, questo qui non è male, è un sapone per le mani del Triderm. Non è male, è buono come prodotto. C'è un casino, non potete capire. Poi, vi faccio vedere velocemente. Allora, questo è promosso, è un eyeliner di Sephora, si chiama Tarte East. Costa 25 euro, ma è ottimo, un prodotto eccezionale, ottimo, che c'ha due, uno che ha la punta sottile e l'altro ha la punta così. Mi sono trovata bene, lo voglio comprare perché anche se costa tanto, però è un eyeliner ottimo perché scrive da Dio e mi sono trovata veramente bene. Idem con il mascara di Nabla, questo qua della Mayor Plaisure, qualcosa del genere. Questo mi sono trovata bene, che
che è fatto così, lo scovolino, per cui è ottimo, ve lo consiglio, infatti poi lo comprerò ancora, questo qua, buonissimo, cioè buonissimo, ottimo. Poi questo invece del Benefit non mi piace, è bocciato, perché fai fatica a mettere, è un eyeliner fatto così, però ha la punta che non mi piace. Poi l'applicazione è difficile anche applicarla, perché se vedete, cioè, è difficile da applicare, per cui è bocciato. Non l'ho finito, però non mi sono trovata bene e non mi piace per niente, per cui bocciato, non mi piace. Poi passiamo a questi che ho preso su Amazon tanto tempo fa, questi qua che colorano le labbra, sono tipo dei lips che voi mettete su, colorano le labbra e poi dopo 5 minuti lo staccate e vi mette praticamente il labbro colorato. L'ho presi tanti, tutti colori diversi, ma sinceramente non mi sono trovata bene. Sono tutti questi qua e non li ho, diciamo, finiti tutti. Vi faccio vedere uno e sono così, tipo gommosi, cioè non so come descriverli, però non mi piacciono. Infatti sono ancora pieni, ma non li ho finiti. Dovrei averne altri, vediamo se ce ne ho altri. Vabbè, poi li prendo. Poi questo, ecco il dentifricio che vi ho fatto vedere prima, che è quello bocciato. Allora, direi che ci sono altri prodotti che sono troppi, per cui io direi di fare la seconda parte, perché sennò questo video dura troppo. E meglio fare, vi farò vedere nell'altro video, grazie al mio cane. Per cui ci vediamo al prossimo video, che è meglio. E fatemi sapere quale prodotto avete provato, se vi siete trovati bene. È meglio che ci vediamo al prossimo video. Vi saluto e ci vediamo nella seconda parte. Ciao!